Punto F, attraverso Francesca R, Fratellanza animica 4. Guida. Se poi andiamo ad esaminare il tutto, chiamatelo come volete, assoluto, uno di cui la coscienza è parte, si può dire che il tutto è coscienza, e voi già sapete che una singola coscienza, come voi siete, si manifesta separata e divisa. Il concetto secondo cui tante coscienze si incarnano, esperiscono, passano e si incarnano di nuovo è già complesso. Ma pensare che un'unica coscienza contemporaneamente si manifesti in una serie di più corpi, come minimo 7, è un concetto un po' più complicato da comprendere. Per il momento mi fermerei qui. Vorrei che vi fosse ben chiara questa parte. La prossima volta amplierò ancora di più il discorso. Nel frattempo voi dovete cercare di lavorare sul percepire la vostra energia. La vostra energia di partecipanti al cerchio è particolare perché proviene da un'unica coscienza. Quindi non è difficile da amalgamare, tuttavia, per la vostra posizione nella catena c'è un perché. Prima di dare la risposta a questo perché, vorrei che incominciaste a percepirvi e poi vi darò la risposta sul perché della vostra posizione durante le riunioni. In realtà, essendo voi la stessa coscienza, non c'era apparentemente la necessità di cambiare la posizione che all'inizio occupavate nella catena. Ma il mio disporvi in un modo preciso ha un senso che è chiaro alla luce della particolare esperienza che voi avete qui e ora.